partita del Pro 12 per lui, sicuramente meriterebbe anche il torneo delle sei nazioni, ma iniziamo questo derby subito in avanti. Padovani già fuori, brillante e con grandi interpretazioni. Attenzione. Recupera. Oh mamma mia! No, se lo mandi al circo non riesce a farlo Barbieri. Di nuovo. Se il pallone è a contatto. Però aveva già l'avversario addosso, non di una squadra o dell'altra. È una bella interpretazione del gioco di raggruppamento oggi. Questa volta sporco all'assistenza di Tebaldi. Il fatto che Sgarbi sia un bravo ragazzo è talmente evidente. Il piede di Allan. Centra i pali, i primi punti della partita sono del Benetton. 3-0. Pallone. E vanno davanti. Con lo spostamento subito per il raggruppamento successivo. Sembra arriva il calcio di punizione. Ma vanno ancora, vanno. E fino in fondo, vediamo tempo, la scelta di tempo. Mitrea. Carlo, mi senti? Ho visto alla fine la palla schiacciata. La seconda domanda, per favore, meta sì o no? Meta sì o no? Beh, se ha visto la palla schiacciata è meta. Lo senti? Eh? Meta. E allora il sorpasso. Tempo lungo per Treviso di ripiazzarsi. Si ripiazza molto più velocemente, è più facile. La difesa delle Zebre. Attenzione, sorpresa le guardie. Vola Tebaldi, deve navigare ancora per un sostegno che arriva adesso da lontano con Sgarbi che va in Veronica. Biagi. Tanti passaggi, c'è l'accelerazione che non viene, gioco, e poi gioco, il pallone è perso. Sì, cerca Barbini Esposito. Va a scavare, recupera un pallone, molto bravo, pallone importante. Il piede di Tommaso Allan che per se arriva stanco. Rimessa laterale, recuperata in qualche modo e adesso arriva la pressione delle Zebre. Giazzone, il piedone di Tomaia, facile. Ancora a recuperare. Oh, che gran raccolta! E arriva corto, ma poi riesce a schiacciare. Che gran raccolta, Tommaso Allan! Splendida raccolta da terra! Splendida raccolta trova da terra! Trova il tempo giusto! Splendida raccolta da terra! Ok, grazie. Attenzione! L'intercetto! Non lo prende più! Gola! Spera in Dio! Marche sulla partita. Sai, le Zebre vanno a giocare un multifase, ma è talmente, come dire, liberato il pallone. Eccolo, il numero bellissimo, la superiorità. Bella. Molto e bella. Può andare a marcare Banzil. E gran bel passaggio. E o si stancano no, in maniera pallone, rilevante perché bruciano di più. Aspetta, è una coperta corta, non c'è niente da fare. Vanno si fuori, può, ed si è può finita. Andare fuori, finisce qui 23-12, è il successo della Benetton Treviso sulle Zebre.